Su un cucuzzolo impervio o a mezza costa riposano da quasi 1000 anni le comunità calabresi, protagoniste indiscusse della storia della regione negli ultimi 10 secoli. Sono nate come rifugio dalla malaria e per difesa dagli arabi prima e dai turchi dopo. Queste condizioni portavano a scegliere siti che si arroccassero in cima a una vetta o su un versante montano ben appartato. Monte Giordano, più di altri paesi, ha espresso questo bisogno di sicurezza, preferendo vivere in un contesto urbano più accentrato e non sparso lungo i versanti della collina. Il riferimento principale del paese è Piazza Vittorio Tarsia, su cui si affaccia la chiesa principale. Gli alberi della villetta spezzano il gioco dei volumi delle case. Le strade partono da qui e si perdono tra le case strette le une alle altre, una sull'altra. Gusci di pietra conservano il segreto della giovinezza e della longevità. Qui si dimentica l'esistenza del mare, piuttosto lontano. Si fa a meno dei sapori colorati delle città. L'aria è pulita e schietta come il cibo. Ortaggi, olio, formaggi, carne, tutti prodotti nella natura impervia e aspra di queste colline.
tutto si produce, tutto si consuma tra le mura domestiche. La terra ha rappresentato per troppo tempo l'unica fonte di sopravvivenza. Ci incamminiamo lungo le valli e sui declivi, alla ricerca di frammenti di umanità e cultura. I pastori sono invisibili, ma ne sentiamo fischi e urla. Le tecniche di allevamento, mutate altrove, qui sono antiche quanto gli stessi animali. Il pascolo è libero, lontano dai foraggi industriali. Vivere e lavorare un territorio ostile è certamente pesante, richiede un notevole impegno e tanto sacrificio. I ritmi e gli orari dipendono dalle esigenze degli animali, delle piante, delle stagioni. Un capriccio del tempo può distruggere il lavoro di una stagione, a volte di un anno. La meccanizzazione in questi luoghi ha dato respiro, migliorato il rapporto con la terra, ma resta pur sempre faticoso lavorarla. Gli animali non conoscono i giorni della settimana. Vanno portati al pascolo ogni giorno, anche la domenica. Gli stazzi, o jazzi, una sorta di recinti fatti con tavole, canne o pali di legno, sono il palcoscenico ogni mattina del rito della mungitura. È l'inizio di una catena di produzione alimentare che segna i ritmi della natura. Le capre, con eleganza e compostezza, aspettano il turno. Con dolcezza le mani esperte, tozze ma sensibili, ammorbidiscono i capezzoli delle mammelle gonfie di latte per non provocare dolore durante la mungitura. Il pagliaro è abitazione, casolare e magazzino. Qui si tengono i barili, le caldaie di rame, mestoli e ciotole. Non manca il focolare dove si riscalda il latte, si caglia e si prepara il formaggio. Il latte versato nella quadara, una grossa pentola di rame stagnata, si mette a cuocere a fuoco lento. Si aggiunge il caglio e dopo un'ora circa il latte diventa solido. A questo punto, dopo aver fatto il segno della croce sulla caldaia per ringraziare il Signore, si spegne il fuoco e si rompe il latte solidificato con il bastone, mescolando per 5 minuti. La cagliata, il formaggio fresco, in questa fase si chiama tuma. Si prende a piene mani e si posa nelle fuscelle. Con movimenti precisi si pressa affinché non restino all'interno bolle d'aria o residui di siero. Accanto al formaggio, sulle tavole dei Monte Giordanesi, compare la carne di maiale, un alimento preparato ad arte in svariati modi per esaltare il sapore unico di tutte le sue parti, ossa comprese. Un tempo ogni famiglia cresceva un maialino, lo allevava con i resti del pranzo o più semplicemente con acqua e crusca. Era la dispensa della casa per tutto un anno. Con l'uccisione del maiale iniziava un periodo di relativa abbondanza che veniva giustamente festeggiato. Tradizione che si coltiva ancora oggi in molte masserie.
La dimensione comunitaria della festa era testimoniata dal fatto che l'uccisione del maiale non avveniva nello stesso giorno in tutte le famiglie, ma seguiva un calendario ben preciso che, a rotazione, portava le stesse famiglie a riunirsi per molti giorni di seguito, ora in una casa, ora in un'altra, per ripetere il consueto rito e festeggiare insieme. Non solo, l'avvenimento non si esauriva nella stessa giornata, ma continuava nei giorni successivi per la lavorazione delle carni. Si rinsaldavano così i vincoli di amicizia e di parentela. I salumi di Calabria hanno origini che risalgono al periodo della colonizzazione greca delle coste ioniche e ai fasti culturali e artistici della Magna Grecia. La produzione di insaccati ha conservato nel tempo le caratteristiche della tradizione gastronomica calabrese e qui in particolare affonda le sue radici nella civiltà contadina, oggi ancora attuale. Le carni della spalla e del sottocostola vengono impiegate per la salsiccia, mentre il filetto viene usato per la soppressata. Il magro e il lardo vengono impastati lentamente fino a quando si realizza un prodotto omogeneo amalgamato con maestria. Si dosano gli ingredienti aromatici, naturali, il peperoncino rosso seccato e pestato, il finocchio, il pepe e il sale. Tante persone più buone. Pezzetti di impasti vengono soffritti per l'assaggio. Se gli ingredienti sono stati ben dosati, l'impasto viene insaccato nelle budella naturali, successivamente forate e quindi intrecciate a mano nella caratteristica forma a catenella e lasciate riposare per poche ore per favorire lo sgocciolamento dei liquidi. Ogni masseria dispone di un ambiente adatto alla stagionatura, lontana dai venti, dal sole e dall'umidità. Sarà proprio questo il segreto della longevità, cibare il corpo con prodotti veramente genuini, senza troppe sofisticazioni. Però mangiare quello che si produce qui significa solo venire a mangiarlo qui, in questi luoghi. Vi sono alcuni locali di ristorazione che in ogni stagione dell'anno conservano nei modi più tradizionali i prodotti che poi mettono sulla tavola. Entrare nelle cucine durante l'ora del pranzo è come tornare dai nonni. C'è una persona anziana che controlla, suggerisce, muove le mani ancora buone per preparare ad arte le orecchiette, per dosare con garbo il condimento, per sentire quando un soffritto è pronto. Questi sono i gnocchetti. Si preparano piatti d'altri tempi. Sanguinaccio con peperoni e pomodori, cicorie soffritte con il peperone rosso tritato e la mollica di pane raffermo, la stigliola. Questa è la mollica, non la vedo. Sono cicorie. Stigliola è il termine per indicare le interiora di capretto lattante. Qui è un'arte antica, un piatto unico per gustosità. È diventato anche il simbolo della cucina locale. D'estate, in agosto, è una festa di piatti, la sagra della stigliola che richiama gente da ogni parte. Nella penombra delle strade del centro storico ci si mette in fila per riuscire a degustare un piatto d'epoca. Si può gustare tutta la cucina tipica di Monte Giordano, anche i rascatelli al sugo di pomodoro e capretto. L'aria trasporta il profumo degli arrosticini di carne alla brace. Se il piacere della gola è grande, altrettanto elevata è la fede. La gente venuta da ogni dove è la stessa che ogni anno, insieme agli emigranti che tornano, si raccoglie intorno alla Madonna del Carmine. La festa tradizionale che un tempo accendeva l'animo dei fedeli è rimasta tale.
Ogni anno la Madonna, custodita durante l'inverno nella chiesa di Sant'Antonio, viene portata a spalla nella residenza estiva sul piano delle rose, dove si trova una piccola cappella gentilizia, detta del Carmine, ricostruita in luogo più sicuro rispetto a quella precedente, annessa al castello seicentesco. Il castello, situato appunto sul piano delle rose, ristrutturato dai suoi abitanti nel corso dei secoli, domina la marina di Monte Giordano. Qui, in questi ultimi anni, una parte della popolazione ha spostato la propria abitazione, dedicandosi al commercio favorito da vie di comunicazione agevoli e moderne. Mentre dal paese il mare si intravede appena e non ha mai interferito sulla vita dei suoi abitanti, la marina vive grazie ai benefici del mare. Le case bianche riflettono il sole abbagliante dell'estate che accoglie i suoi nuovi abitanti, turisti, fonte di ricchezza per tutti i paesi che si affacciano sul mare.